Io sono Paolo Chirio, il sindaco di Capri dal giugno 2014. Da quando ci siamo insediati abbiamo avuto subito a che fare con questo argomento anche dal punto di vista istituzionale, perché nel febbraio del 2015 è uscita la delibera del CIPE, che poi è stata pubblicata nell'agosto 2015, e questa delibera prevederebbe la cava di Capri come sito di stoccaggio del materiale che dovrebbe provenire dall'escavazione del tunnel. Si tratterebbe di depositare il materiale di stoccaggio nel tunnel di base che dovrebbe poi partire più avanti, non nel tunnel geognostico che stanno scavando adesso. Comunque siamo molto attenti alla situazione e molto preoccupati per l'eventuale utilizzo della cava. Fino a ottobre del 2015 è giunta la richiesta di modifica dei materiali che dovrebbero essere utilizzati proprio per il ripristino ambientale attualmente in corso sulla cava di Capri. Adesso il progetto prevede la chiusura entro il 2019 con un ripristino ambientale effettuato con terreno vegetale, quindi ci deve essere mezzo metro di terra fertile, e c'è stata una richiesta per l'utilizzo di altro materiale di minore qualità proveniente da escavazioni. In seguito a questo abbiamo indetto una conferenza dei servizi con la città metropolitana e la regione Piemonte, e insieme a tutti gli altri enti abbiamo dedotto le nostre perplessità all'utilizzo di un materiale simile, e la conferenza dei servizi si è chiusa proprio nei giorni scorsi con il ritiro della domanda da parte del proprietario. Tanto più che nella richiesta della cava non erano specificati i volumi del materiale che avrebbero voluto importare e mettere a riposo nel sito. E questa cosa qua, insomma, non è stata, non sono state esplicitate le volumetrie anche dopo che la conferenza dei servizi ha fatto un'ulteriore richiesta alla proprietà riguardo a questa cosa. Da tantissimi anni ci stiamo battendo per difendere il nostro territorio, non solo come no all'alta velocità, ma anche a sistemare questa cava che dovrebbe dismettere tra qualche anno, speriamo, e stanno sistemando tutta questa gradonatura in modo da avere di nuovo un territorio fruibile. Se mai dovesse arrivare questo smarino sarebbe proprio il massimo, diciamo, si fa un lavoro e si cancella subito il giorno dopo. Abbiamo organizzato una serata informativa alla popolazione in collaborazione con l'amministrazione comunale e il comitato nodale, dove abbiamo illustrato tutte queste problematiche di questo deposito di smarino. Quindi penso che con questa amministrazione, continuando così, possiamo raggiungere qualche obiettivo in più di quel che poteva essere precedentemente. La situazione a tutt'oggi speriamo sotto controllo, ma se mai dovessero in qualche modo trovare una soluzione per aggirare gli ostacoli e continuare, noi saremo sicuramente disponibili a fare delle barricate non solo di carta, ma sul territorio come siamo abituati, come siamo ormai da anni a fare. Quindi per questo siamo pronti all'eventualità. Nell'ultimo consiglio comunale è stata approvata all'unanimità una delibera che praticamente pone delle serie riflessioni, anche condizioni sulla partecipazione richiesta dall'Unione Montana al tavolo sulla Torino-Lione con Foietta. E in particolare ci vincola la partecipazione alla discussione esclusivamente dell'opzione zero, cosa che appunto a priori Foietta aveva a sua volta imposta come vincolo, ma dalla parte opposta. Quindi noi parteciperemo a questo tavolo solamente se si parlerà dell'opzione zero. E questa delibera chiedeva anche le audizioni in Camera e in Senato, cosa che mi pare sia appena stata ottenuta poi in sede governativa.
Sì, sempre l'ultimo consiglio comunale, oltre a aver adottato questa delibera di cui si è parlato prima, abbiamo anche adottato un'ulteriore delibera in merito all'alta velocità, che è quella praticamente di condivisione del lavoro che ha fatto il Tribunale Permanente dei Popoli.